Senti, prima ti sentivo un po' così, insomma, contenta della serata, però insomma forse poteva essere fatta un po' meglio, dicevi. La serata l'abbiamo attesa con tanta contentezza, abbiamo adobato i negozi a festa come ci è stato chiesto proprio dall'Ascom, che ci ha portato le locandine per far per sì notte che bianca. Ci sia la notte bianca. Una delusione, arrivati comunque alle 11 della sera, vedere tutti i nostri negozi di Calle San Giacomo vuoti e un plateattico fuori pieno zeppo di biciclette. Però guarda, scusami, non ti voglio contraddire, però guarda che prima io venivo dall'altro senso, non si poteva passare, cioè a metà calle, non metà, magari più verso il ponte, e c'era uno spettacolo bellissimo e non si poteva neanche passare dalle persone, cioè proprio era piano. Dopo qui magari forse tu parli fatto una... a San Giacomo comunque un po' prima del ponte. Allora del ponte. Lo spettacolo comincia da San Giacomo alla piazza, comunque la calle, tutta la calle tutta San Giacomo calle non è vuota. Stata valorizzata, rimane vuota. Fatto sta che i vigili inizio serata, secondo il mio parere, come negoziante del Trust Store e come anche ho sentito il parere delle mie colleghe sono qui dei negozi lei vicini, d'accordo? Sì, sono d'accordo. Dovevano perlomeno chiudere il traffico all'altezza del mercato ittico, non di San Giacomo. Ma cosa ci dice di questa notte bianca lei? Cosa dice? Va bene. Non è male. È meglio dell'altra volta? Sì, sì, sì. C'è molta più gente. Tanta più gente, sta più gente, si sa. Forse è perché vede più gente adesso, non lo so. È molta più gente? Ma anche perché c'è una musica che piace a tutti. Si sa trovato che la musica sinfonica, jazz, vedete che piace a tutti. Va bene, grazie. Ciao. Ciao. Maria Grazia, porca miseria, stasera mi sembra un successore incredibile. È così, cosa ne pensi? E cosa ne posso pensare? Sono felicissima perché io credo che abbia superato anche le più buone previsioni. Ha superato anche la notte bianca dello scorso anno che ha avuto un successo incredibile. Sono molto contenta, ma soprattutto quello che mi piace puntualizzare che sono contenta per i negozi, perché ho visto tanta gente all'interno dei negozi e appunto i commercianti sono entusiasti di questa notte bianca. Come ho sempre detto, le notti bianche che abbiamo organizzato sono un preludio del progetto del centro storico commerciale, centro commerciale naturale come dovrebbe diventare Chioggia. E questo è, diciamo, il primo punto fisso che abbiamo messo, ecco. La prossima, se non sbaglio, è La prossima è il 18 agosto con i Baskers Festival, con 10 punti in cui ci sarà animazione, e quindi io sono convinta che ripeteremo il successo che abbiamo avuto oggi e quello che avevamo avuto appunto lo scorso anno. Ci sarà qualche cosina da sistemare qui in Cali San Giacomo, che ho sentito qualche lamentela di qualcuno, ma l'altra sì, parte, diciamo, non è facile anche vista la conformazione della città. Infatti, non è che si possa. Infatti Calle San Giacomo è diventato il parcheggio delle biciclette e noi abbiamo tentato di portare uno spettacolo qua e c'è stata la break dance. Quando l'abbiamo portata si creava praticamente un imbuto. Infatti. In cui nessuno riusciva più a passare, per cui abbiamo dovuto cercare di allentare
in questo posto praticamente, perché altrimenti la gente non riusciva più né a entrare né a uscire da Chioggia. E vabbè, Chioggia è fatta così, anche se ci sono altre calli per poter passare, tutti passano per Calle San Giacomo. Tutta esperienza per la prossima volta, che si farà ancora meglio. Indubbiamente, indubbiamente. Grazie, Maria, grazie. Grazie a te, Andrea, ciao. Grazie, ciao.